fino alle 10 e adesso abbiamo un ospite. Sì, un ospite che ormai è diventato un nostro abituè. La terza volta questa che viene, Oliviero Villa, responsabile commerciale di Oro Villa, per cui entriamo nel mondo dell'oro da investimento. Oliviero, buongiorno e ben arrivato. Ciao Sara, ciao Renato. Allora, sei emozionato come sempre, vedo. No, dai, un po' meno, dai, non è vero, un po' meno. Senti, velocemente, oro da investimento, perché bisogna investire in oro? Perché è un bene rifugio, è un bene rifugio e si apprezza nel corso degli anni, soprattutto in momenti di tensione, come in questo momento con l'inflazione che è alle stelle, ed è un bene fisico che uno si conserva dove meglio crede. Ecco, per tornare un po' indietro nel tempo, tu la scorsa volta avevi detto che nel giro di X anni l'oro ha avuto un incremento dell'8-10%, giusto? Esatto, negli ultimi 15 anni dal lato dell'analista, a inizio 2023, negli ultimi 15 anni aveva performato mediamente l'8% di media all'anno. Ecco, praticamente non come chi mette i soldi in titoli o cose del genere, perché quelle performance di sicuro non ci sono. Senti, voi avete bellissimo negozio che è in via Mazzini a 16 a Milano, e poi c'è negozio e stabilimento anche a Pero, giusto? Esatto. Ma come azienda fate delle promozioni? C'è qualcosa di speciale? Per esempio adesso è sotto Natale, oppure non è possibile perché è oro uguale soldi? Allora, le promozioni sono difficili, ma ogni tanto vediamo di farle anche noi per i nostri clienti, sulle monete, quando abbiamo dei lotti importanti in monete cerchiamo di proporre dei prezzi interessanti. In questo momento c'è la Gold Week, che è una sorta di Black Friday allungata, con degli sconti sul piano accumulo, lingotti, sulle monete, quindi ogni tanto cerchiamo anche noi di fare delle promozioni. Ecco, vogliamo, c'è spazio per un'altra domanda? Sì, no, vai okay. Con una domanda. No, dicevo, pensavo a chi ci ascolta, no? Quindi avete dei soldi da investire, potete investirli mensilmente, quindi prevedere, quindi, giusto Oliviero, esatto, un piano per dire ok, io ho 100-150 euro al mese, le investo in oro, e possiamo farlo tramite te, tramite Oro Villa, corretto? Corretto. Nel giro di tot anni io avrò una resa, un guadagno. Esatto, è un accantonamento di oro fisico, quindi un bene, una materia prima a tutti gli effetti, che poi si valuta e si rivaluta nel tempo. Bene, con Oliviero Villa stiamo parlando di oro da investimento. Adesso ascoltiamo una canzone e poi continuiamo a trattare questo argomento. Oliviero Villa, responsabile commerciale di Oro Villa, stiamo parlando di oro da investimento. Oliviero, voi siete un banco metalli a tutti gli effetti, riconosciuto dallo Stato italiano. Assolutamente sì, siamo autorizzati dalla Banca d'Italia a trattare questo bene prezioso. Ecco, ad esempio, no, Oliviero, io ho un lingotto che ho acquistato altrove e mi rivolgo a voi perché dico ok, io ho questo lingotto, cosa ne devo fare? Vado al comproro? No. Assolutamente no, rivolgerti in tutti gli operatori autorizzati Banca d'Italia come Eurovilla. Noi siamo sempre acquirenti sia dei nostri prodotti che di altri, perché per noi oro è oro, quindi è un bene che deve essere sempre acquistato. Siamo sempre acquirenti e se non è certo o certificato viene fatto un controllo della purezza in laboratorio per poi pagare l'oro fino contenuto. Sì, perché prima facevi una precisazione, no? Che alcuni venditori di oro non permettono poi il commercio presso un altro punto vendita, invece voi sì. Assolutamente sì, alcuni con nostri competitor vendono lingotti come noi, ma acquistano solo i loro prodotti. Esatto. E non quelli di altri banchi metalli. Invece voi siete un'azienda a 360 gradi e acquistate, esatto, di tutto. Esatto. Senti, i lingotti da quale grammatura partono? Perché uno dice beh, il lingotto io dove trovo un chilo, perché sai, siamo un po' condizionati anche dalla televisione, no? Invece no, non è così. Allora, i lingotti quelli delle televisioni sono quelli da 12 kg e mezzo, quelle da standard, da che oggi sono circa 600.000 euro. Il lingotto più piccolo in circolazione parliamo di un grammo, due grammi. Ok. I 150 euro di valore a salire.
Certo, dunque l'oro ho visto venerdì era intorno ai 60 euro al grammo, stiamo parlando di oro puro, per cui ecco, voi lo consegnate confezionato, sigillato, come viene consegnato questo lingottino? Tutti i nostri prodotti vengono, sia lingotti che monete, vengono consegnati nel sigillo di garanzia a marchio Mario Villa, e in aggiunta poi uno può prendere la confezione, scatoletta, sacchettino, se poi vuole fare un regalo e vuole consegnarlo in una confezione un po' più adeguata. Bene, io direi a questo punto ascoltiamo ancora una canzone, poi saluti insieme a Oliviero Villa di Oro Villa S.P.A. Sara Renato, Oliviero Villa di Oro Villa, stiamo parlando di oro da investimento. C'è ancora qualcosa che vuoi aggiungere, Oliviero, in chiusura di questo piccolo appuntamento? Invitare tutti i nostri ascoltatori nelle tue location. Ma mi sembra che abbiamo parlato parecchio di oro, l'unica aggiunta è investire, comprare oro fisico per la protezione del proprio patrimonio. Ecco, vuoi ricordare dove? Innanzitutto il sito internet, così la gente può andare a vedere. Allora, il sito internet è un sito e-commerce con tutte poi le informazioni, prezzi aggiornati in tempo reale ogni 15 minuti, ed è orovilla.com. E poi le sedi invece sono via Mazzini 16 a 100 metri dal Duomo e via Pitagora 11 a Pero, che è vicino a Rofiera. Ah, siamo proprio vicini, bene bene, per cui è anche comode da raggiungere in uscita dalla tangenziale ovest, giusto? Esatto. Bene, Oliviero, grazie per essere stato con noi. Non so se non ci dovessimo vedere più per quest'anno, ci vedremo magari l'anno prossimo, noi ti facciamo gli auguri di buon Natale. Auguri anche a voi. Per cui dobbiamo investire tutti in Investite oro. Investite in oro, quindi se avete dei tesoretti accantonati, mensilmente riuscite a mettere quei 100-150 euro, secondo me ne vale veramente la pena. E poi siete seguiti in tutto, avete addirittura un'app dove potete verificare tutto quello che fate, le vostre giacenze, quanto vi sta fruttando la cosa. È molto interessante, veramente un bel mondo. Metteteci il naso. Grazie Oliviero, appuntamento alla prossima volta, sempre qui su Radio Millennium, la radio che resta in testa. Buon Natale. Buon Natale, ciao ciao. Ciao. Millennium.